L'Italia femminile scrive una nuova pagina nella storia del movimento italiano, conquistando la prima vittoria in terra irlandese nella seconda giornata del Guinness Women's Six Nations. Le azzurre di Raineri vincono 21-27, conquistando il punto di bonus e festeggiano la Pasqua 2024 con il titolo di Player of the Match per la tallonatrice Vecchini, due volte in meta nella vittoria colta all'RS di Arena di Dublino. Tana del Leinster, espugnata da Stefan e compagna in fondo ad 80 minuti di difesa arrembante e splendide folate offensive guidate dalla coppia Stefan-Madia. Una squadra molto veneta, quella delle azzurre, se si conta che tre giocatrici militano nel Villorba Treviso, una nel Verona Rugby e ben sei vestono la casacca del Valsugana Padova e tra loro figura anche la capitana Sofia Stefan. In svantaggio per una meta di punizione dopo pochi minuti di gioco con cartellino giallo all'estremo Ostuni Minuzzi, l'Italia mantiene concentrazione e focus, ribaltando lo svantaggio iniziale nella seconda metà del primo tempo. Si va a riposo sul 7-15 e confermando la prestazione nella ripresa sino alla meta del 14-27 di Muzzo alla mezz'ora che ipoteca il match. Un intercetto concesso da Rigoni a un minuto e mezzo dalla fine manda in meta l'ala irlandese Corrigan e costringe le azzurre a un ultimo minuto al cardiopalmo, ma la difesa italiana tiene e il capitano Stefan, sull'ennesimo pallone recuperato dalle avanti, può calciare fuori il pallone che consegna il successo alla 15 di Raineri. Le azzurre torneranno in campo domenica 14 aprile a Jambouin di Parigi nella terza giornata del Guinness Women's Six Nations.